Amici sportivi appassionati di futsal, buon pomeriggio e benvenuti al Palla Park di Latina, dove sta per avere inizio la prima delle due semifinali di Coppa di Lega Provinciale e si sono dunque meritati il diritto di poter provare ad andare in finale le due formazioni Old Ranch 97 e Amatori Futsal Terracina. Pallone che viene messo dentro e la conclusione con il destro partorita dai piedi di Golfieri che termina sul fondo. Altro calcio d'angolo battuto, il sinistro e il grande intervento da parte del portiere dell'Old Ranch. Nessun problema per il portiere Luca Napolitano. Dall'altra parte, attenzione al capitano della formazione dell'Old Ranch che ha provato a esplodere questa conclusione con il sinistro. Bravissimo però il portiere della formazione dell'Amatori Futsal, è andato molto vicino al gol Marrocco. Rizzo con il tocco verso Ruggeri che lotta come un leone e poi il pallone che viene messo al centro proprio per Rizzo, non si sa come se la cava qui l'Old Ranch. Beneficio di un calcio d'angolo, ancora il Terracina che sembra averne di più e poi una incredibile disattenzione della difesa blaugrana che concede la marcatura del vantaggio al calciatore che era stato fino a questo momento il migliore in campo, ovvero sia Mirko Ruggeri. Avanti meritatamente dunque il Futsal Terracina. A sinistra adesso la squadra blaugrana, 1-2 che si chiude, il destro e il gol, il pari da parte dell'Old Ranch che è stato realizzato da Roberto Parisella sul perfetto invito di Arduini. Splendida combinazione fra i due e arriva dunque il pareggio. Popolla, i due fra l'altro non se ne sono mandati a dire. Attenzione a questa penetrazione centrale, una serie di interventi, effetto flipper, alla fine se la cava l'Old Ranch. Piazza solo un uomo in barriera, Mattia Minutilli, evidentemente vuole avere lo specchio libero. Il destro centrale, controllato proprio da Minutilli. Rimessa laterale, sempre con Carmine Napolitano. Il tocco, il destro da parte di Ercole, la parata di Frattarelli, non semplice. Che passa il pallone incomprensibilmente a Minutilli. Terracina che adesso prova a sfondare sulla destra con il tiro da parte del solito Golfieri che termina sul fondo. Ne approfitta la retroguardia blaugrana che adesso riparte con il capitano Marrocco. Attenzione qui perché può essere letale qui la formazione blaugrana. Salvataggio miracoloso da parte del numero 21 Golfieri sul tentativo di Ercole a colpo sicuro dal numero 21, sempre lui Golfieri. Già dall'altra parte Terracina, uno contro uno pericolosissimo, che parata mostruosa da parte di Napolitano. Cosa ha fatto Napolitano su questo destro che sembrava destinato alla marcatura da parte di Mirko Ruggeri? Il gesto atletico sicuramente più bello della partita. Dall'altra parte però non è da meno Minutilli che chiude lo specchio della porta sul primo palo, anzi no, la rimessa gli è stata concessa dal direttore di gara, ha perso immediatamente il pallone dall'Old Ranch. Si distende il Terracina, ancora una conclusione potentissima da parte di Valenti, la risposta di Napolitano però non si è fatta attendere. È comunque complicato riuscire a trovare lo specchio. Calcio d'angolo sempre per Frattarelli, prende la mira con il destro, la deviazione da parte di Napolitano che si salva da distanza sicuramente ragguardevole. Ci prova Popolla, il destro che gira non sufficientemente controllato dal portiere Minutilli, porta a spasso il pallone Rizzo, poi Golfieri prova ad accendersi, Golfieri con il destro, Golfieri non trova il bersaglio per pochissimo, anche probabilmente per la deviazione di Napolitano. Parisella getta via il pallone, si va dunque ai calci di rigore e saranno questi che decideranno la formazione che andrà alla finale della Coppa di Lega. E dunque lotteria dei calci di rigore per vedere quale tra queste due squadre andrà in finale. Primo calcio di rigore in favore dell'Old Ranch, viene calciato in maniera perfetta, maiuscola, dal numero 11 Ercole, che dunque trasforma il rigore. Adesso è il momento di Golfieri, Golfieri rincorsa di Golfieri e parata da parte di Napolitano che capisce tutto. Parisella contro Minutilli, di punta, di giustezza, di precisione, riesce a segnare il secondo rigore il numero 4
Blaugrana, adesso è il momento di Savelli che non può sbagliare. Savelli contro Napolitano e questa volta sceglie l'angolo giusto alla sinistra del portiere. Adesso è il momento di Marco Popolla contro Minutilli. Popolla sotto la traversa e finisce qui perché i rigori erano 3 a testa. Passa dunque la formazione dell'Old Ranch alla finalissima. È stata comunque una splendida partita, due squadre che si salutano in amicizia con abbracci. Clima di grande sportività, l'Old Ranch vince dunque attraverso la sessione dei calci di rigore questa prima semifinale.